in queste settimane, in tante e tanti con cui in questi anni ho condiviso questo impegno dentro e fuori il Partito Democratico, mi hanno detto facciamolo, proviamo a buttarci. Ho detto se lo facciamo insieme io ci sono. Questo paese fa ancora fatica forse a pensare che una donna possa farsi strada senza farsi strumento di altri. Ma il nostro è il contrario. Costruiamo insieme questa candidatura e questo progetto per dimostrare che io posso diventare la signora Italia. Ho sempre lavorato a un unico obiettivo in questo percorso di anni di impegno politico ed è quello di costruire un campo ecologista, progressista e femminista che possa farci risentire a casa, riappassionarci alla politica e tornare ad essere uno strumento per migliorare la vita delle persone e del pianeta. In queste settimane, in tante e tanti con cui in questi anni ho condiviso questo impegno dentro e fuori il Partito Democratico, mi hanno detto facciamolo, proviamo a buttarci. Ho detto se lo facciamo insieme io ci sono, voglio fare la nuova segretaria del nuovo Partito Democratico. Prenderò di nuovo la tessera. Non che sia mai stata distante in questi anni di governo e di battaglie comuni e anche di alleanze fatte insieme, ma per gettare il cuore oltre l'ostacolo e partecipare insieme a voi a rilanciare una visione comune, uno sguardo sul futuro. Questo paese fa ancora fatica forse a pensare che una donna possa farsi strada senza farsi strumento di altri, ma il nostro è al contrario. Siamo qui non per fare una nuova corrente né per tenerci quelle di prima, ma per superarle con un'onda di partecipazione. Io mi rimetto in viaggio in queste settimane con lo zaino e il taccuino per ascoltare la base, perché non basta cambiare il gruppo dirigente se non ritroviamo un'identità chiara e un blocco sociale di riferimento. Ed è una sfida da non leggere nella semplice divisione tra quanto riformismo e quanta radicalità ci servono, ma nello sfidare tutte le culture di provenienza su un terreno ineludibile per tutte nel campo progressista dentro questo partito, che è come cambiamo un modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato assolutamente insostenibile per le persone e per il pianeta. La critica principale che si fa alla sua candidatura, cioè Kohlschlein, il PD è destinato a una deriva gruppettara, estremista e diciamo perde la vocazione maggioritaria con cui è nato questo partito. Non so dove si siano fatti questa idea, posso dire che io ho lavorato 5 anni al Parlamento europeo ottenendo maggioranze come quella dei 2/3 sulla riforma più divisiva, quella del regolamento di Dublino per non lasciare più sole le persone in mezzo al mare e neanche sola l'Italia, la Grecia, la Spagna nello sforzo condiviso d'accoglienza. E sono una persona che ha lavorato per 3 anni al governo di una regione fondamentale e importante come l'Emilia-Romagna, trovando compromessi che legavano da Confindustria ai sindacati fino a Legambiente per un grande patto per il lavoro e per il clima. Dire a questa persona che si occupa solo di diritti civili, magari per il suo orientamento sessuale, non è un argomento sano. Io credo di portare un contributo di visione e di idee e oggi ho rivolto un appello anche alle sensibilità diverse dalla mia. Non siamo qui a fare rese di conti identitarie, siamo qui a costruire un nuovo PD che tenga insieme il pluralismo ma al contempo non rinunci più a una visione chiara del futuro basata su diseguaglianze, clima e il lavoro di qualità contro la precarietà che purtroppo tiene a freno le donne e i giovani, specialmente al sud. Oh, bella ciao, bella ciao.